storia di immigrati. Anche a Catanzaro c'è tanta gente che scappa dal proprio paese e poi risiede qui, alberga nella nostra città, nella speranza di un futuro migliore. E tra questi immigrati ci sono tanti, tanti minori e anche molto giovani. Oggi uno di questi che in questi mesi, in questo ultimo anno, vive nello Sprar di Squillace, c'è un amico che vi vogliamo presentare, vi vogliamo raccontare la sua storia. Deciderete voi se è bella o brutta, emozionante, oppure semplicemente vi lascia indifferenti. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Boubacar Camara, vengo dal Mali. Ho 18 anni. Ho 18 anni. Il mio villaggio si chiama Kourouko. Vineu. E... dalla regione di Kourouko. Nella regione di Kourouko. Non parlo beaucoup de détails quand même. Com'era la tua terra? Come si viveva nella tua terra? Era molto povera? E come vestivate? Quali erano i vostri usi, i vostri costumi? La mia regione, diciamo, è composta, diciamo, di due tribù. Una tribù che fa l'agricoltore e l'altra che fa l'allevamento dei bestiame. Gli agricoltori e la maggior parte sono i Bambara e i Suninki. E l'altro côté, gli éleveurs, sono i Peu. Le Peu? Sì. Ok. Sì, è composta, diciamo, da due etnie diverse. Gli agricoltori sono la... Soliche. E invece gli altri sono le Bambara, due etnie diverse. Hai fratelli? T'as des frères? Sì, j'ai un grand frère et deux sœurs. Dov'è ora la tua famiglia, i tuoi genitori e i tuoi fratelli? Ta famiglia si trova où maintenant? Présentement? Oui. Bon, présentement, ma maman ne vit pas. J'ai perdu ma maman quand j'avais 2 ans. Attualmente non ho quasi più nessuno perché ho perso mia madre quando avevo l'età di 12 anni. Ho un fratello più grande di me, però purtroppo ha perso la vita. Mio padre, dopo la morte di mia mamma, si è sposato con un'altra donna e ha avuto 2 figlie, che sono le mie sorellastre. Perché sei andato via dal tuo paese? Pourquoi tu as quitté le pays? Quando ho quitté le pays en 2017. Ho lasciato il mio paese nel 2018. Sì, via. A causa della guerra civile che è stata là nel 2018 tra questi agricoltori e gli allevatori di bestiame. Come sei arrivato qui? Come ci arrivi ici in Italia? Avant, j'ai passé par l'Algérie, la Libia. Ho attraversato l'Algeria, la Libia. Come? Con quali mezzi? Ho preso un pullman e sono andato alla capitale del Mali. Après ça, je suis venu dans une autre région du Mali qui s'appelle Gao. Mm-hmm. Poi mi sono spostato successivamente con il pullman sempre verso un'altra regione che si chiama Gao. Après Gao, je suis venu avec camion en Algérie. Mm-hmm. Successivamente, tramite un camion, siamo andati in Algeria. En Algérie, j'ai fait 11 mois de travail dans les jardins. In Algeria mi sono fermato per circa 11 mesi dove ho lavorato come giardinieri. E dalle stanze aussi. Nell'inizio del 2018 le autorità algerine stavano rimpatriando tutti quelli che non avevano documenti ed ero costretto ad andare in Libia. Ci visto le condizioni del mio paese, quindi non mi conveniva tornare indietro, ho preferito andare in Libia. Cioè, appena ho lasciato l'Algeria, il primo paese, diciamo, sul territorio libico, abbiamo preso un taxi per andare alla capitale. E il taximan che ci ha venduto a MG. E il tassista ci ha venduto ad un signore, io e il mio amico. Cioè, questo signore qua ci ha chiuso dentro questa casa per un periodo, eravamo costretti a fare i lavoretti di casa, giardinaggio, un po' di tutto. Quindi tu sei stato costretto alla schiavitù. Dice che prima quando siamo saliti con il taxi ha detto che faceva un'altra strada che poi dovevano riposare. Invece ci ha venduto questo signore qua. Appena siamo arrivati ci hanno fatto entrare in questa stanza, ci hanno detto vi potete riposare lì. Successivamente ci hanno chiuso a chiave. Il giorno successivo ci ha aperto questo signore qua che ci ha puntato un'arma addosso. Ci ha detto che il tassista vi ha venduto a me perché voi non avete i soldi per poter pagare la corsa e adesso, diciamo, dovete lavorare per conto mio così riesco a liberarvi.
Cosa facevi per conto di questo signore? Che lavoro facevi e qual è stato il momento più brutto durante la tua permanenza, durante la tua schiavitù? Lavoravamo dalla mattina alla sera. Eravamo obbligati a spaccare delle pietre con i martelli. Ci dava da mangiare soltanto una volta al giorno. A volte quando eravamo stanchi ci prendevamo una pausa, ma questo signore ci picchiava che non potevamo fare la pausa. Come sei fuggito da lì? Come tu hai scappato da lì? E dopo 4 giorni di schiavitù, la sera abbiamo, insieme a questo amico qua, abbiamo cercato di fuggire di questa casa, poi siamo riusciti a scappare dalla finestra. Il tuo viaggio da lì fino all'Italia? Dopo che siamo scappati di questa casa qua, abbiamo camminato fino a quando siamo arrivati alla capitale Tripoli. Appena siamo arrivati a Tripoli siamo andati ad una moschea per pregare lì. E dopo che è finita la preghiera, in pratica siamo rimasti soltanto io e il mio amico dentro la moschea. Se n'è accorto l'imam, si è avvicinato a noi chiedendoci di cosa era successo, gli abbiamo raccontato questo fatto qua. Dopodiché questo signore ci ha fatto da mangiare e ha detto che l'unico modo per aiutarci è di collocare, che ci poteva collegare in un'altra casa dove c'erano dei connazionali nostri. E lì in questa casa ho conosciuto un connazionale che era del Mali, che lavorava in Libia da 3 anni. Ho spiegato a questo connazionale che noi cercavamo una situazione lavorativa lì in Libia e lui ci ha dato una mano a trovare un lavoro. Hai preso un gommone? Una nave. Allora tu hai preso un bateau? Sì, ho preso un bateau. Quanto è durato il viaggio? Quanto eravate? Raccontami tutto il viaggio. Allora, se ci puoi raccontare un po' di voyage, ci puoi raccontare di voyage, combien di persone vous êtes e tutte le condizioni di voyage. Sì, una. Dice che la notte l'abbiamo passata in una casa abbandonata sulla spiaggia, dopodiché ci hanno caricato su questa barca che era piccola, eravamo più di 500 persone. Era il 16 aprile del 2018 quando siamo partiti da lì. Per me era la prima volta che vedevo il mare, perché visto che nel mio paese non c'era, ero un po' spaventato. Appena ho visto il mare mi è venuta una paura, non volevo neanche salire a bordo di quella barca. Dopo che hanno fatto tipo un paio di ore di marcia, sono rimasti senza benzina. Hanno dovuto aspettare fino alle 4 del pomeriggio un altro barcone che arrivava a prenderli. Hai visto qualcuno morire e hai avuto paura di morire? Dice, infatti il momento che stavamo aspettando quest'altro barcone che era più grande, quando è arrivato la gente tanto che voleva salire sull'altro barcone, la barca era piccola, diciamo non reggeva tutto quel peso, si è spezzata in due ed alcuni hanno perso la vita lì, prima ancora di salire sull'altra barca. Quelle immagini ce le hai ancora impresse davanti agli occhi? Sì, si immagina, là, tu le hai toujours devant la tête, tu pensi a ça? Sì. Quasi tutti i giorni. Cosa hai pensato quando hai visto l'Italia, la terra, e quindi non più il mare che ti faceva paura, e non più 500 persone in una barca piccola, non più gente morire? Che scritta pensi? Non so spiegarti le emozioni, perché nello stesso momento ero triste, ero felice nello stesso momento. Oggi sei triste e felice ancora? Oggi tu sei ancora triste? Il mio pensiero è sempre lì, alle cose che ho vissuto durante il viaggio, agli amici che ho visto morire davanti a me. Non è una cosa facile che ti puoi scordare. Come trascorri qui le tue giornate nello Sprar di Squillace? Vado a scuola, in più oltre alla scuola abbiamo pure delle attività al laboratorio che facciamo sia all'interno che all'esterno. Oggi hai un amico, una persona a cui vuoi bene, che ti vuole bene? Oggi ho un amico. Amici,
Non tanti, diciamo, ma penso sempre alle mie sorellastre che sono rimaste nel paese. Qual è la tua speranza per il futuro? Vorresti rimanere qui e farti una vita o tornare nel tuo paese dalle tue sorelle? Per il momento non penso a tornare nel mio paese. Se ho affrontato tutto questo viaggio, significa che non tornerò indietro. Hai notizie delle tue sorelle, della tua famiglia? Ogni tanto li chiamo. Una cosa che ti fa sorridere e che ti piace qui in Italia? Sono contento, nonostante che è passato soltanto un anno qua in Italia, ma già in un anno ho realizzato un sacco di cose. Il fatto di frequentare la scuola, lì nel mio paese non avevo neanche la possibilità, ho imparato pure un sacco di cose nuove. Ti fa più male aver visto uccidere la gente, morire, vederla morire in mare, oppure sapere che nel tuo paese c'è ancora la guerra e che è troppo difficile pensare al ritorno? Prima penso al mio paese, di questa guerra che sta succedendo. C'è la gente che scappa da lì, sono persone che hanno lasciato dietro le spalle una guerra. È più brutto vivere in schiavitù o veder morire le persone? Preferisco più la morte che la schiavitù. Quindi c'è stato un momento in cui tu volevi morire? Più di una volta l'ho pensato, era meglio morire e non soffrire in quel modo. Oggi vuoi vivere? Aujourd'hui, tu veux vivre? Oggi sì, perché oggi si presentano un sacco di possibilità per Faresti fare alle tue sorelle il viaggio che hai fatto tu? Se me. No, impossibile. oggi un italiano che ti intervista ti dice che ti vuole bene, tu cosa gli rispondi? Io sono grato già agli italiani dal primo momento che ci hanno salvato perché il nostro barcone stava già neando. Cosa vuoi dire agli italiani? Ti Cosa vuoi vuoi dire dire qua alla o per gente? l'Italia? Cosa vuoi dire alla gente? Affinché le storie come le tue non si ripetano mai più. Di cercare di fare la pace nel mondo perché la guerra è bruttissima. Ci credi se ti dico che l'Italia ti ha salvato la vita, ma tu con queste parole potresti salvarne tante? Non ti so rispondere, mi sento un po' emozionato. Ripeto di nuovo, ringrazio l'Italia per tutti quelli che hanno fatto per me. Spaghetti o pizza? Pasta. Ripo. La pasta. Le donne italiane ti piacciono? Le fita viene stato te? Sì, sono tutte Sono tutti belle. belle. Ce l'ha la fidanzata? Ancora non ci ho pensato a questo. Cosa fai quando hai in testa quei pensieri brutti? Cosa fai per toglierli? L'unico modo per distrarmi è di essere con gente che parlare con degli amici, perché quando mi trovo da solo torno sempre lì con il pensiero. Una cosa che ami, che ti piace, una passione. Il calcio. Il tuo giocatore preferito. Non è che c'è un giocatore preferito, però mi piacciono un sacco di giocatori. La tua squadra del cuore. Sei qua Tony, chi preferi? Milan. Milan. Baba Yoko. Sono io che ti ringrazio. Non ti puoi girare, ma mi puoi dare la mano. Tu peux lui donner Ma la main à 60 euros pour voter. Merci. ti voglio bene. Je t'aime bien.